Per gli appassionati di bocce di Montesilvano, e sono tanti, questo è un taglio del nastro atteso 24 anni. Siamo riusciti a coronare un sogno per noi, per me e per la città, ma anche e soprattutto per i tanti appassionati giocatori di bocce che appunto non vedevano l'ora di poter utilizzare questa bellissima struttura. Il progetto del bocciodromo è del 2000. I lavori, iniziati nel 2006, si sono poi impantanati nelle controversie Made in Italy che la determinazione dell'amministrazione De Martinis è riuscita a distribuire. I lavori sono ripartiti a fine 2023 e completati lo scorso luglio dalla Costruzioni Generale Clama, RUP Antonio Petitti, direzione architetto Fabio Ciarallo e ingegnere Sandro Centorame. Le risorse 400.000 euro di fondi PNRR e 70.000 del Comune. Finché si possa svolgere un'attività sportiva che qui era molto sentita, molto frequentata, e piano piano per via delle mancanze di strutture è andato un pochettino i giocatori sparsi per tutto l'Abruzzo. Con questo pensiamo di riportarli tutti in sede. 800 metri quadri di impianto, alto 6 metri. Da luglio sono arrivate tutte le certificazioni, agibilità, antincendio, accatastamento e omologazione Federazione Italiana Bocce, anche per gara internazionale dei quattro campi, realizzati con materiali di ultima generazione e spalti per 100 spettatori. Un gioiello per l'Abruzzo. Che siamo certi porterà a Montesilvano tanto entusiasmo per quello che riguarda il gioco delle bocce, ma anche tante gare come quelle di oggi che vedranno sfidarsi 5 campioni del mondo. Il bocciodromo è stato dedicato a Italo Giansante. Due delle tre figlie di Italucce e La Guardia, con il sindaco De Martinis, hanno scoperto la targa che lo ricorda. È stato il pioniere, diciamo, dell'ambito delle bocce qui di Montesilvano. Grande campione, grande uomo, grande personaggio, ben voluto da tutti. Ed è stato bello poter intitolare a lui questa struttura.